signor Rodan, qual è il ricordo più bello che ha della Somalia, del suo paese? Il ricordo che adesso mi viene in mente della Somalia, quando penso alla Somalia penso sempre al sole, al mare, a una vita all'aperta, all'aria aperta. Da quanto tempo manca da lì? Da 10 anni, da quando è scoppiata la guerra. Vivi in Italia ora? Ora vivo in Italia, sì, mi sono stabilita qui e lavoro qua e sto abbastanza bene qui. Le ultime notizie che ha da laggiù? Le ultime notizie della Somalia sono tragedie, è una città martoriata dalla guerra, quindi morti e tragedie, queste sono le ultime notizie. Mi dica una cosa, sinceramente, ci tornerebbe in Somalia ora? Ci tornerebbe nel suo paese? Ora assolutamente no. Buonasera. Come vedete, per molti, soprattutto per molti africani, l'Africa è divenuta un posto maledetto, un posto da cui fuggire. È uno dei temi della nostra puntata di questa sera. Che cosa fare dell'Africa? Abbandonarla al suo destino, come propongono alcuni, o, come dicono altri, ricolonizzarla? Sì, avete sentito bene, ricolonizzarla. Ne parleremo stasera con i nostri ospiti, che saluto e che ringrazio per essere con noi, e quindi con Amadou Kourouma, uno dei più grandi scrittori africani, con il professor Robert Cooper, politologo, uno dei guru del governo Blair per quanto riguarda la politica estera, e con Rodolfo Casadei, redattore del settimanale Tempi, ma anche editorialista del Foglio, il quotidiano diretto da Giuliano Ferrara. Buonasera, ma innanzitutto richiamo la vostra attenzione su di un dato. Dall'11 settembre l'Africa è scomparsa dalle cronache di giornale e dalle cronache televisive. Questo continente è sparito. Non è che prima se ne parlasse molto, ma dall'11 settembre l'Africa non esiste più. Com'è possibile spiegarsi una cosa del genere, Lucio? Ma esagerando un po', ma non troppo, si potrebbe dire che se l'Africa sparisse, gli altri continenti più o meno continuerebbero ad andare come sono andati e come stanno andando. L'Africa, cioè, non conta nulla? No, conta molto poco, perché l'unica cosa che attrae dell'Africa sono le sue ricchezze naturali, le sue bellezze naturali e purtroppo i genocidi più o meno artigianali che la insanguinano con grande frequenza. Tu hai alcune cifre da proporci stasera che ci danno sinteticamente l'idea di che cos'è l'Africa oggi? Sì, le propongo attraverso il nostro bambino Aywa, che in arabo mi dicono vuol dire d'accordo, e vediamo che per esempio i bambini che muoiono ogni giorno in Africa sono 20.000, vediamo la cifra successiva, che la speranza di vita degli africani è di 49 anni, cioè diciamo due terzi più o meno quella nostra, e gli analfabeti sono più o meno la metà, quindi il 50% degli africani non sa né leggere né scrivere. Sono le cifre terribili dell'Africa post-coloniale. La storia che vedrete ora ci arriva dall'Angola, l'abbiamo realizzata grazie all'aiuto del World Food Program e dei miei amici volontari del QAM. È una storia terribile per la fotografia di Nino Fezza. Come ti chiami? Io mi chiamo Teresa. E quanti anni hai? Questo non lo so. Siamo messi male. Ci sono rimasti solo questi stracci. Ci hanno rubato tutto, persino le scarpe. I ribelli arrivavano e rubavano tutto. E noi non potevamo dire nulla. Al villaggio ormai mangiavamo le radici e le foglie di banana. E tanta gente non ce l'ha fatta e ha cominciato a morire. I ribelli hanno distrutto la nostra vita. A casa nostra non era rimasto più nulla. Non c'era proprio più niente da mangiare. E se trovavamo qualcosa, quelli arrivavano e la rubavano. E così, a furia di non mangiare, è morto prima mio padre e poi mia madre. Ho visto morire tanti miei amici. Io ce l'ho fatta.
solo perché ho mangiato un sacco di porcherie. Se no sarei morta anch'io, come gli altri. È stato terribile. I bambini morivano e noi non potevamo fare nulla. Se andavamo nella foresta a cercare cibo, ci derubavano. Ci sparavano. E poi c'erano le mine. E quando attaccavano i villaggi portavano via tutto. Noi scappavamo e tanti bambini si perdevano e morivano di fame nei boschi. E allora abbiamo deciso di andare via, di venire nelle zone controllate dal governo. C'è un campo più avanti e la gente dice che forse lì ci daranno qualcosa da mangiare. Viviamo ormai in 200.000 e arriva sempre altra gente. Viviamo come le bestie, c'è poco cibo e l'acqua è sporca, ma ormai siamo rassegnati. Sai, c'è gente qui da più di 5 anni che sopravvive in queste condizioni. È un inferno, non cambierà mai nulla. Ci moriremo in questo posto. I bambini si ammalano e muoiono e nessuno fa nulla. Ci hanno messi qui ad aspettare. Ma che cosa dobbiamo aspettare? Qui non succede mai niente di nuovo. È sempre lo stesso schifo. Questa non è una casa dove poter vivere. Questo posto non è buono neanche per gli animali. Stiamo soffrendo. Non abbiamo niente, neanche qualcosa per coprire i tetti. Non abbiamo cibo per sfamarci. Tanto non abbiamo neanche le pentole per cucinarlo. Non abbiamo niente. Qui possiamo solo morire. Lo vedi questo bambino? È mio figlio e ha diritto a vivere, come i tuoi figli. Qui però può solo morire, perché è pieno di zanzare, di mosche, di zecche, di pidocchi, che piano piano se li mangiano, i nostri bambini. Qui c'è gente che ruba, che se ne approfitta. Arriva il grano e loro lo prendono e se lo portano a casa. Arrivano 50 tonnellate di miglio, per esempio, e loro la metà se la portano via, a casa loro. E la gente qui muore di fame, soffre. Noi vogliamo tornare a casa, al lavoro, presto. Vogliamo lavorare, vogliamo vivere, ricostruire le nostre case. Posso parlarle? Vieni. Buongiorno. Buongiorno. Allora? Mio figlio sta male. È magro.
Ha la febbre. Quando ha cominciato a stare così? 3 giorni fa. Ha avuto la diarrea. E poi? Vomitava. Angelina, come ti senti? Come va? Mi fa male la pancia. È come se avessi una cosa dentro che mi stringe. E ho freddo. Marcello. Marcello, ti devi alzare, devi provarci. Così è peggio. Non ce la faccio, ho troppo male. Prova, ti prego. Ha la diarrea da troppi giorni. Non si ferma, ho paura che muore. Ho fatto di tutto per arrivare qui in ospedale. Ma sta tanto male, non mi parla più. Il dottore ha detto che ha il morbillo e che non sa se ce la farà. Sono di mia sorella. Lei è morta e anche suo marito è morto. Allora io li ho presi e li ho portati qui perché non avevo latte da dargli. Io non voglio che loro muoiano. Sono l'ultima cosa che mi è rimasta. Tutto ciò che resta della mia famiglia. Sono stata 2 settimane sola nella foresta. Perché i ribelli hanno attaccato il villaggio. E io sono scappata, ma nella foresta non c'era niente da mangiare, niente da bere. Piangevo e chiamavo mamma. Ma lei mi ha trovato solo dopo tanti giorni. Mi ha preso in spalla e mi ha portato qui in ospedale. Ora ho tanto freddo però. E mi fa male la ferita alla pancia. Brucia, ma la mamma ha detto che passa. Per i sintomi che presentano, molti di questi bambini non sopravviveranno. Le è venuta la febbre. E poi sono usciti questi cosi qui. Dicono che è tubercolosi. Si è ridotta a un osso. Mi hanno detto di portarla qui in città, perché qui avrebbero potuto fare qualcosa per lei. Ci ho messo 3 giorni per arrivare, a rischio di essere colpito dai banditi. Ora dicono che non possono fare nulla. Hanno detto che non ci sono medicine, che sono finite, ma che prima o poi arriveranno. Uno mi è già morto. Mi sono rimasti solo questi qui. E non voglio che muoiano. Devono star bene, mangiar bene. E chiunque sia, che sia il medico o lo stregone, tanto a me non me ne importa nulla, deve far di tutto per salvarli, per farli stare bene. Io ho 32 anni. Sono nata che c'era la guerra. Sono cresciuta con la guerra. Ho partorito i miei figli con la guerra e continuo a vivere con la guerra. Non so proprio quando finirà questa storia. Ormai anche i miei bambini cominciano a ricordare solo guerra, nient'altro che guerra. Avevano detto che quando i bianchi se ne sarebbero andati, sarebbe stato meglio, che la vita sarebbe stata buona con noi. E invece è arrivata la guerra. Tu lavori e arriva qualcuno sul tuo campo. E solo perché ha un fucile, devi dargli tutto il tuo raccolto. A me hanno ucciso anche i figli. Mi sono rimasti solo questi stracci. Nient'altro, nient'altro. Quando c'era la schiavitù, mangiavi poco, ma mangiavi. Quello che ti lasciavano coltivare per te era tuo. Poco, ma era tuo. Ora, con questi qua, con quelli che hanno il potere ora, niente più è tuo. Con la scusa della guerra tutti hanno diritto a prendere e devi dire pure grazie, se no ti ammazzano. Penso che era meglio prima. È una strana storia la nostra. Questo era un paese ricco. È un paese ricco. E invece siamo poveri. Io non ho neanche un pezzo di pane. Non abbiamo niente. Eppure c'è tanta terra buona da coltivare. E poi ci sono minerali, oro, diamanti. E allora perché siamo poveri? Perché i nuovi governanti comprano armi. Loro spendono i soldi per le armi. Non per il cibo. Non per le medicine. E queste poverie ci hanno detto che questa è l'indipendenza, la libertà. Questa è libertà?
Se è libertà, allora io voglio sapere quando finisce questa libertà. Per favore, ditemi quando è che finisce questo schifo di libertà. Quando finisce questo schifo di libertà? Ditemelo! Sto vedendo morire i miei figli. Uno è lì, nell'ospedale. E un altro è qui, nella camera mortuaria. Erano 2 settimane che non parlava più. Non mangiava. Rifiutava l'acqua. Perché la bocca si era riempita di ferite a causa del morbillo. Aveva solo 4 anni. Anche mio marito è qui. Lo avevo capito dalla sua faccia che sarebbe morto. Eravamo arrivati qui e pensavo che eravamo salvi. E invece... lui non diceva nulla. Ma io l'ho capito che sarebbe morto. Si era ridotto a nulla, magro. Era diventato tanto vecchio. Mio figlio. Mi ricordo sempre quando mi chiamava e mi diceva, papà, vieni qui. Ora non mi chiamerà mai più. Non è vero, non è possibile. La mamma è qui, la mamma è tornata. La mamma è qui, la mamma è tornata. La mamma è qui, la mamma è qui, la mamma è qui, la mamma è qui, la mamma è qui. La mamma è tornata. Perché non mi hai aspettato? Pensavi davvero che non tornavo? Pensavi davvero che non tornavo? La mamma è qui. Guarda, sono andata a prendere l'acqua per te. Non ero andata via. Non è possibile. È vero. Non è vero. In Africa un bambino su 6 non raggiunge mai i 5 anni di età, muore prima. 3 milioni di persone ogni anno muoiono per malaria. 400 milioni di africani vivono con meno di $1 al giorno. La gran parte dei sieropositivi di tutto il mondo sono concentrati in Africa. Le economie di 48 paesi africani non riescono a raggiungere il totale dell'economia del Belgio. Sono le cifre di un disastro. Insomma, in Africa è sempre, ogni giorno, l'11 settembre. Io mi chiedo, e chiedo a te Lucio, ma quando si riunirà mai un consiglio di sicurezza? Quando partirà mai una grande guerra, una operazione giustizia infinita per l'Africa? Quando? Quando il mondo considererà l'Africa importante, il che non è. Mi pare che, come purtroppo si può constatare ogni giorno, ci sono morti che pesano di più e morti che pesano di meno. 3.000 abitanti di New York che muoiono in quell'orribile attentato sono una notizia in tutto il mondo. 30.000 algerini o 300.000 ruandesi non sono nemmeno una notizia. Professor Kuruma, lei ha scritto pagine terribili su quello che è successo nell'Africa del dopo indipendenza. Si ricorda lo slogan degli anni 60, no? La speranza era restituire l'Africa agli africani. Li ha sentiti quei vecchi angolani che dicevano sarebbe meglio che la libertà finisse, sarebbe meglio tornare indietro nel tempo. Che cosa non è andato bene del processo di indipendenza? Ce qui se passe, ce que vous avez présenté, est un
Quello che avete presentato è veramente incredibile, difficile da sostenere. Ma non è stato detto quella che è stata la causa, le condizioni che hanno causato questa situazione. Durante la colonizzazione, gli angolani si sono rivoltati contro la colonizzazione, perché vi sono persone che vogliono colonizzare di nuovo l'Africa. La colonizzazione è stata realizzata con la violenza, anche la decolonizzazione è stata effettuata, realizzata con la violenza. Quando si è iniziato a decolonizzare, quando gli africani hanno cominciato a combattere per essere liberati dalla colonizzazione, è successo durante la guerra fredda. Gli occidentali hanno preso dei gangster, dei banditi, per difendere la loro causa. E queste persone hanno creato un altro partito che lottava contro i governi. E questo partito ha continuato ad agire. E quando si è conclusa la guerra fredda, gli occidentali hanno detto a questi africani: andate, arrangiatevi fra di voi. E quando è stato detto a questi africani di arrangiarsi, questi banditi sfruttavano il paese in un certo qual modo. Ecco, questa è la situazione che vediamo. E quindi dire che dobbiamo colonizzare di nuovo l'Africa è un'assurdità, perché la colonizzazione è avvenuta con la violenza, così come la decolonizzazione. Bene, le voglio far sentire invece un signore che sostiene che l'unica speranza per i suoi paesi, per le tante Afriche, l'unica speranza perché voi possiate farcela è ricolonizzare l'Africa. Non è così, Casadei? Dunque, è un po' difficile parlare dopo quello che abbiamo visto, ma ci proviamo ugualmente. Ma io penso che per alcuni paesi africani la cosa migliore sarebbe una nuova colonizzazione. Non per tutti, ma per tanti certamente. E l'Angola è evidente che è uno di questi paesi. Perché dico questo? Dico questo perché dopo 40 anni di indipendenze africane, oggi è abbastanza chiaro che la maggior parte di queste indipendenze sono state un fallimento, e la maggior parte di queste indipendenze hanno giovato a una piccola parte degli africani. La maggior parte degli africani non si è avvantaggiata delle indipendenze. Ora, in questo processo sono coinvolti i nostri paesi che nel secolo scorso hanno colonizzato l'Africa, ma io penso che il nodo cruciale su cui bisogna concentrare l'attenzione è il momento della decolonizzazione. È stata sbagliata la forma della decolonizzazione, perché la decolonizzazione è stato un seminare l'Africa di stati moderni, di moderni stati-nazione di tipo europeo, di tipo occidentale, quando ancora non c'erano le condizioni per questo tipo di Stato. Ed è per questo che sono fallite sostanzialmente le indipendenze africane. Ma sono veramente state le indipendenze africane? Perché se noi vediamo la situazione come è oggi, è vero che non c'è più un dominio politico diretto dei paesi europei o occidentali, ma c'è un dominio economico indiretto. È come se noi avessimo messo a capo di quelle che definiamo ex colonie, dei signori che rappresentano i nostri paesi e che fanno più che altro poi gli affari loro, ricattandoci anche e partecipando ai grandi traffici di armi e di droga, ma che da un certo punto di vista sono comunque sempre controllati dall'Occidente. Infatti queste indipendenze sono delle indipendenze formali. Nell'attuale situazione diciamo che i paesi nostri hanno i vantaggi di una condizione coloniale senza avere le responsabilità di una condizione coloniale. Perciò penso che sia molto idealista la posizione di chi sostiene... Posso fermarla un attimo? Le faccio vedere una cosa, Casadei, a proposito di vantaggi, no? Perché poi, parliamoci chiaro, insomma, sembrerebbe che i processi di colonizzazione, come dire, siano ancora tuttora in corso, soprattutto la colonizzazione quella più facile, no? Più utilitaristica, di rapina. Guardate che cosa abbiamo trovato e scoperto in Guinea-Bissau. Che vuole da noi il Senegal? Se hanno dei problemi li hanno all'interno del loro paese, con quelli del Casamance, non con noi. Loro non hanno nulla a che vedere con noi della Guinea. E allora perché i soldati senegalesi stanno sul nostro territorio? Perché ammazzano i nostri uomini?
Perché ammazzano i nostri figli? Perché ci distruggono le case? Costringendoci a vivere per strada e a morire di fame. Fanno così solo perché fa comodo alla Francia. È la Francia che gli fa fare queste cose. La Francia? Stanno insieme. Ma perché ci sono francesi qui? Certo, certo che ci sono i francesi, se no chi è che li aiuta i senegalesi? Tra il 1998 e il 1999 la Guinea-Bissau è sconvolta dalla guerra civile. Le forze armate appoggiate dalla popolazione si ribellano al malgoverno del presidente Mino. Questi chiama a proteggerlo le truppe senegalesi. La popolazione e il mondo missionario allora lanciano un'accusa gravissima. La resistenza del tiranno sarebbe appoggiata anche da una potenza straniera. Qui abbiamo catturato due soldati francesi che stavano appostati, che andavano in giro furtivamente da queste parti. Erano armati di tutto punto. Erano armati per combattere. E allora siamo andati a chiedere all'ambasciatore francese che accidenti ci facevano questi soldati francesi qui. Lui ha detto che stavano qui a guardia dell'ambasciata francese. Ah sì? Allora qui c'è l'ambasciata americana, l'ambasciata cinese, tante altre, ma nessuno fa come loro. Che stanno facendo i francesi qui? C'è anche l'ambasciata portoghese. Dicono che sono nostri amici, ma nessun soldato portoghese combatte con noi. Nessuno viene mai sulla linea del fuoco. Nessuno viene al fronte. Erano francesi. Sì, francesi. Ma siete sicuri? Erano i bianchi. Si erano tinti la pelle, ma erano bianchi. Li ho riconosciuti. Soldati, soldati francesi, credimi. Io li ho visti. Ce n'era uno nascosto dietro un albero. Mi guardava negli occhi. E io guardavo lui. E poi, papam, mi ha sparato. Quello che gli ha sparato ha fatto una brutta fine, però. Lo abbiamo colpito alla testa. Gliel'abbiamo fatta scoppiare. È morto. Ho avuto anche paura. Sono anche nascosto sotto il tavolo a un certo punto, quando il 16 di giugno, per 40 minuti, ho detto bam, 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 boom, boom. Poi sono andato sotto il tavolo, io, il mio vice elettore e anche il cane, eravamo in tre, non ce la facevamo più. Ma dico, ma tutte queste bombe, questi missili, queste cose qua, se andate qui io ve le mostravo qua proprio. Bombe alte così, missili tutti i tipi. Ma chi gliele ha date? Boh, sappiamo che un po' sono ancora del tempo dell'antica Unione Sovietica. Poi sono armi arrivate dalla Francia, perché alcune bombe arrivate qua c'è scritto chiaramente le sigle. Comunque si sono visti della gente, bianchi con il fucile in spalla. E passare di qui anche davanti al seminario, l'ho visto passare io. Vabbè, andavano magari per altri scopi, non so per che cosa andavano. Per cui c'è stata una interferenza anche di fuori. C'è stata e c'è, politicamente certamente, e forse anche militarmente. Perché? Che cosa si vuole? Che c'è qui che fa gola? Ma pare che ci sia qualcosa che faccia anche gola. Si dice che nelle zone del Casamance, nelle acque del Casamance, fin verso, dicono, la Sierra Leone, ci sia il petrolio, ecco. La Francia, inutile dirlo, ha smentito ogni sua ingerenza nel conflitto in Guinea-Bissau. Ma intanto le tracce di un rinnovato interesse delle potenze occidentali intorno alle grandi ricchezze africane, perché sono tante, sono tantissime. Provate a pensare che in Africa non si producono armi, però negli ultimi 4-5 anni i conflitti si sono moltiplicati. Sono conflitti che, guarda un po', riguardano tutti quanti i paesi che sono ricchissimi di materie prime. Pensate che solamente in Congo, nell'attuale Repubblica Democratica del Congo, ci sono la bellezza di 9 eserciti che si confrontano intorno a quello che viene chiamato lo scrigno del mondo. Tante sono le ricchezze del sottosuolo della Repubblica Democratica del Congo. A me sembra che sia in atto addirittura una nuova spartizione, no Lucio? Sì, diciamo che ci sono 3 dominatori in Africa. Uno è quello che resta dell'impero francese, l'altro è la zona di influenza americana e poi ci sono così una categoria speciale che sono le terre di nessuno, tra cui il Congo, dove si combatte per la conquista di territori e di ricchezze. Insomma, altro che colonizzazione dal volto umano, imperialismo dal volto umano. A me sembra che siamo di fronte a pratiche antiche quanto il mondo, no? Che ne pensa Cooper? Ma io non credo che le guerre in Africa siano causate dalle grandi potenze. Tuttavia, ritengo che se noi trascureremo l'Africa, alla fine dovremo pagare un prezzo. Lei ha parlato dell'11 settembre. Noi abbiamo trascurato l'Afghanistan per 10 anni e abbiamo pagato un prezzo per questo. Lei è portatore, tra l'altro, di una teoria a proposito del nuovo modo di essere dell'Occidente nei confronti
del mondo africano, cioè di una teoria di un imperialismo buono. Può spiegarci che cosa significa? Io non penso che oggi noi viviamo in una classica età dell'imperialismo. Se guardiamo al XX secolo, le differenze tra la fine del XX secolo e l'inizio del XX secolo è che all'inizio il mondo era diviso in imperi. Adesso, alla fine del XX secolo, sono tutti spariti. L'impero ottomano, quello inglese, quello francese. Anche gli americani si sono liberati delle loro colonie. Però penso anche, come ho detto un attimo fa, che se noi trascuriamo quei paesi dove c'è un certo tipo di caos in corso, questo può essere pericoloso per noi. Cosa è successo? Cosa succede quando crollano gli stati? Beh, crollano, finiscono nel crimine. E il crimine oggi sta aumentando a livello internazionale e questa è un'influenza molto forte su di noi. Per quanto riguarda un colonialismo benevolo, buono, io penso che ci sia una possibilità di collaborazione tra le persone locali e le potenze più forti. Io penso che gli stati più deboli hanno bisogno di aiuto da quelli più forti e io penso che quelli più forti devono avere un buon ordine, deve esserci una collaborazione. Ma se vogliamo parlare di colonialismo, preferisco parlare di un colonialismo di collaborazione volontaria tra il primo mondo e il terzo mondo. Però, ma lei sarebbe bene un colonialismo di questo tipo? Prima della scoperta dell'America, gli europei navigavano, avevano degli scambi commerciali sulle coste africane. Poi c'è stata la scoperta dell'America e sono venuti a cercare degli schiavi. Quando è finita anche la schiavitù, e l'Africa è stata divisa, gli stati hanno lottato, la Francia, il Regno Unito, il Portogallo, il Belgio, hanno lottato per dividersi l'Africa e ciò ha continuato fino all'ultima guerra. Gli africani hanno partecipato a questa guerra e hanno cominciato a lottare per la loro indipendenza. E la conseguenza di questa indipendenza è quello che fate vedere in Angola. Quando stavano lottando per la loro indipendenza, gli occidentali sono arrivati e c'era la guerra fredda. Hanno preso dei partiti e hanno aiutato certi partiti. Hanno preso dei banditi che volevano arricchirsi e queste sono le conseguenze che adesso vediamo. Da qui a dire che tutta l'Africa è sull'orlo del collasso, che bisogna colonizzarla di nuovo, e vi dico che non si può colonizzare. La colonizzazione avviene tramite la violenza, la decolonizzazione è avvenuta tramite la violenza, quindi non si può colonizzare. È un'assurdità pensare che si possa colonizzare di nuovo l'Africa. Casadei. Dunque, bisogna dire che anche gran parte dell'Asia è stata colonizzata. E anche gran parte dell'Asia ha avuto gli stessi problemi che ha avuto l'Africa, eppure oggi gli stati asiatici sono sulla via dello sviluppo, mentre quelli africani sono sulla via del sottosviluppo. Anche in Asia c'è stata la guerra fredda, dunque parti del mondo che diverse. Che vuol dire con questo? È colpa loro, di loro africani? No, è colpa, voglio sottolineare che in Africa, oltre alle cause internazionali, che sono comuni a tutte le aree del mondo, ci sono delle cause interne specifiche che hanno condotto al fallimento delle indipendenze. La causa principale è quella a cui accennavo prima. In Africa lo Stato moderno non ha potuto mettere radici. E non ha potuto mettere radici perché i tempi non erano ancora maturi per lo Stato moderno in Africa nel 1960. Perché lo Stato-nazione nasce quando c'è una differenziazione di classi, quando c'è un'economia già in fase capitalistica. Queste condizioni mancavano all'Africa e quindi era evidente che gli Stati nazionali avrebbero fallito e infatti hanno fallito. Ci sono solo 5 o 6 stati che hanno dei problemi. Sono 22 guerre. Non vorrei che si creasse l'impressione, perché non è vero, che ci siano degli occidentali che vogliono ricolonizzare l'Africa e degli africani che non la vogliono questa ricolonizzazione. Non è una questione di colonizzazione, è assurdo. Lei sa meglio di me, signor Kuroma, che è dall'Africa che parte una richiesta di colonizzazione, molto spesso da africani, e dall'Occidente nessuno ci pensa, perché evidentemente l'Occidente pensa che costi troppo colonizzare l'Africa, quindi questo rischio non c'è.
Non c'è Cooper. Beh, posso dire che ascoltando il collega della Costa d'Avorio, per la verità, mentre stavo guardando il filmato sull'Angola, pensavo tra me e me, beh, l'Europa deve essere sembrata così durante la guerra dei 30 anni. E se ci chiediamo dove è stato il più grande genocidio del XX secolo, la risposta è non è in Africa, è naturalmente in Europa. E quindi penso che lei abbia abbastanza ragione quando dice che è sbagliato, che non dobbiamo dire che l'Africa è completamente terribile, che tutto è sbagliato in Africa. Noi, in fondo, noi stessi abbiamo problemi gravissimi in Europa, li abbiamo al momento anche nei Balcani, e questi problemi quindi non sono tipici soltanto dell'Africa. Ma certo, la soluzione dovrà essere una soluzione africana. Io non credo che l'Europa possa ricolonizzare di nuovo l'Africa. Posso farvi sentire cosa ne pensano di questi problemi tre dei più grandi artisti africani? Sono tre pittori mozambicani che l'Africa e i suoi problemi li raccontano così. Non possiamo sempre stare ad aspettare con la mano stesa. Se ci regalano un dolce, noi siamo sempre lì ad aspettarne un altro. E poi quando finisce andiamo subito a chiederne ancora un altro. Così non si può più andare avanti. Anche se oggi ci regalano un sacco di riso, una coperta, noi non possiamo vivere per sempre con questa coperta. Il problema è che non c'è nessun paese europeo che quando vuole aiutarci ci aiuti a pescare. No, preferiscono darci direttamente il pesce già pescato, già pronto da mangiare. Ma non è questo quello di cui abbiamo bisogno. Quello che ci serve è che all'interno di quella che deve essere la collaborazione, la cooperazione di un uomo con un altro uomo e non del potente uomo europeo con il piccolo uomo africano, nello stesso modo in cui siamo capaci di produrre materie prime che vengono però trasformate in Europa, sarebbe meglio che noi producessimo le nostre materie prime e le trasformassimo però direttamente qui in Africa. Con lo sviluppo che ci sarebbe della tecnologia, pur partendo da zero, potremmo svilupparci. Gli aiuti sono arrivati in Africa, ma sono subito tornati in Europa. È vero, i soldi arrivano in Africa, ma facciamo un esempio. L'Italia dà $1 milione agli africani. Di questo $1 milione, 500.000 si fermano in Italia per studi di fattibilità. Quando arrivano qui gli altri 500.000, almeno 400.000 tornano in Italia per comprare i vostri prodotti. E così qui ne restano circa 100.000. Questi 100.000 vengono utilizzati per corrompere il potere locale, finiscono ai potenti locali. E allora dove sta l'aiuto europeo? Questi soldi poi siamo obbligati, in base ad accordi, a restituirli pagando una quantità di interessi enorme. Molte volte siamo costretti a pagare addirittura 20, 30, 50 anni di seguito lo stesso debito contratto oggi solo perché non ce la facciamo a pagare tutti gli interessi. E non riusciamo a fare altre cose perché siamo sempre schiacciati da questo peso. A me piacerebbe molto che i nostri governi imparassero a pensare meglio a questo problema. Non basta ricevere aiuti da restituire in 15 anni e poi trovarsi costretti a restituirli in 50, con i nostri nipoti costretti a pagare per cose di cui non sanno nulla. Dobbiamo essere più attenti e chiedere in prestito solo quello che poi saremo in grado di restituire in tempi normali. Com'è che possiamo parlare di sviluppo in Africa quando c'è una politica della Banca Mondiale e del Fondo Monetario che chiedono di privatizzare tutto? Mandando per strada 500.000 di lavoratori solo nel mio paese. 500.000 di lavoratori solo nella mia città, lasciando gli altri con un salario di fame. Ci sono ministri che guadagnano $500 al mese, un presidente che guadagna poche migliaia di dollari. C'è un vostro ministro che accetterebbe di guadagnare solo $500 al mese? C'è una corruzione che fa piacere a molta gente. Li senti dire, ah, la corruzione in Africa è terribile. È brutto questo. C'è gente che la alimenta, la corruzione in Africa. Ad esempio, a proposito di questo sporco affare delle armi, ci sono quelli che la vogliono, la corruzione, che vogliono che le guerre continuino, perché così c'è la fame. E con la fame loro hanno tante altre possibilità di corrompere. E
E allora un ministro è corrotto perché ha bisogno di soldi, un direttore lo stesso perché non ce la fa e tutti in fondo vogliono vivere. Così si forma una piramide di miseria che non siamo noi a volere, ma voi. Perché quanto più povera è l'Africa, tanto più voi vi arricchite. Quanto più dipendenti siamo, più voi potete imporci la vostra globalizzazione. E dico la vostra globalizzazione perché è la vostra, non è la nostra globalizzazione. Sarà anche la nostra solo quando anche quello che diciamo noi avrà un peso. Questa non è globalizzazione, è una neocolonizzazione. Voi ci state colonizzando di nuovo, in un altro modo, usando la tecnologia e usando i soldi. Si trattava di Malangatà, Naneto e Naghebe, i tre più grandi pittori del Mozambico. Avete visto che cose stupende erano alle loro spalle. Beh, mi sembra che il loro ragionamento non facciano la piega a Casadei. Loro sono convinti di potercela fare da soli. Il problema è che l'aiuto che l'Europa e il nord del mondo ha finora dato all'Africa è un aiuto sbagliato. Loro parlano di neocolonizzazione già in atto. No, mi sembra che diano delle spiegazioni molto ideologiche. La storia degli aiuti è un po' diversa. È vero che attorno agli aiuti c'è molta corruzione e questa serve sia alle élite africane che alle élite europee, ma bisogna dire che non è questo il problema di fondo. Il problema di fondo è che gli aiuti non sono stati usati in Africa per investimenti produttivi, ma per dare una legittimità ai governi. I governi, non essendo governi democratici, hanno bisogno di cercare la legittimazione distribuendo i soldi degli aiuti o i soldi delle esportazioni fra i vari gruppi etnici per mantenere l'equilibrio nel paese, per impedire la guerra civile. Un governo che non ha una vera legittimità di tipo razionale, di tipo politico, non essendoci un'economia sviluppata, non essendoci delle classi sociali per le quali fare delle politiche veramente efficaci di sviluppo, può cercarsi, e di fatto si è cercata la legittimità, redistribuendo a pioggia gli aiuti internazionali e le entrate delle esportazioni. In questo modo si sono impedite per molti anni le guerre civili. Quando poi sono finiti gli aiuti, perché con la fine della guerra fredda sono diminuiti, si è creato il problema del debito estero. E qui bisogna dire che il debito estero africano è fatto soprattutto con fondi internazionali i cui tassi di interesse sono veramente bassi, non è un debito con tassi onerosi come quello sudamericano per esempio, ma in gran parte i tassi erano... Il debito anche però della guerra fredda, come ci ricordava Coroma, cioè il debito odioso, viene chiamato così tecnicamente, sì, no? Sì, debito odioso, però consideriamo anche che molti dei capi di Stato che ricevono soldi li trasferiscono immediatamente nelle banche europee, oppure ci comprano armi, quindi c'è anche una responsabilità dei leader africani in tutto questo. È vero Lucio, però ti ricordi quando finanziavamo Mobutu e tanti altri leader africani gli amici dell'Occidente, certo. Proprio perché li consideravamo in tempi di guerra fredda nostri amici. Prova a essere nei panni di un cittadino dell'attuale Repubblica Democratica del Congo e trovati sul groppone il peso del debito di un ladrone come quello. Certo. Lo pagheresti? No. Coroma. Quello che vorrei ora dire è che è vero, l'Africa è povera, ma non è una povertà che è caduta dal cielo. Siamo stati sfruttati durante la schiavitù, 5 secoli di schiavitù, e dopo c'è stata la colonizzazione, una colonizzazione dura fino all'ultima guerra, e poi dopo l'ultima guerra abbiamo avuto la guerra fredda, e soltanto ora è finita la guerra fredda. Certo, siamo poveri, ma da qui a dire che sono gli africani, poi si parla di 40 anni di colonizzazione, cosa sono 40 anni nella storia dell'umanità? Ma niente. Le persone stanno lottando per cercare di ritrovarsi in un certo modo. Ma in questi 40 anni la distanza tra il nord e il sud del mondo è aumentata. Come lo spiega lei, signor Kuroma? La differenza tra il nord e il sud è aumentata e continuerà ad aumentare. Perché si parte da basi diverse. Noi siamo stati colonizzati, siamo stati sfruttati. E tutte le nostre ricchezze sono state portate in Occidente, abbiamo lavorato per secoli per l'Occidente. Senta Kuroma, però perché non riuscite a costruire un minimo di
controllo democratico. Non c'è una possibilità di protagonismo di voi, società civile africana, al quale potremmo dare anche magari il nostro aiuto, no? Un aiuto mirato a rafforzare voi, però che scendete in campo contro gli tanti sprechi che sono poi commessi anche direttamente nei vostri paesi. Ed ora stiamo cercando la democrazia e stiamo per averla, Abbiamo già la libertà di parola in tutti i paesi africani, c'è libertà di parola. Quando abbiamo la libertà di parola, la democrazia ritorna in Africa. Vi sono già dei paesi democratici, cito il Mali per esempio, e in tutti gli altri paesi limitrofi c'è una possibilità di democrazia. Ci sono 54 stati in Africa, certo c'è l'Angola, il Mozambico, la Guinea-Bissau, la Sierra Leone, la Liberia, ma sono degli angoli dell'Africa, qui sono dei banditi che hanno preso il potere e che fanno tutto per rimanere al potere, ecco. Ma la democrazia arriverà, man mano arriverà. Come, Kuruma? Come? Come arriverà questa democrazia? Come possiamo aiutarvi? Dovete aiutare la nostra società civile, ma il vostro aiuto è derisorio. L'Africa ha il diritto di chiedere aiuto. Ci sono stati 5 secoli di schiavitù. Si dovrebbe creare un piano, un organismo e fare qualcosa. Ma voi adesso che fate? Date questi aiuti a pioggia a varie organizzazioni, a organizzazioni non governative, a organizzazioni che arrivano e che ci vengono ad aiutare, ma che non serve a gran cosa, non possono fare molto con quello che hanno. Bisogna occuparsi dell'Africa, bisogna considerare l'Africa come ci si è occupati dell'Europa dopo l'ultima guerra. Ci vuole un piano Marshall per l'Africa. Bisogna organizzare in modo serio questo aiuto e l'Africa si salverà. L'Africa lo merita perché ci avete sfruttato per 5 secoli gratis. Cooper. Io sono sicuro che ci sono molti aspetti negativi riguardo al colonialismo, ma non sono sicuro che si possa accusare il colonialismo e la guerra fredda per tutto. Qual è la causa principale della povertà in Africa? Una delle risposte è, sono sicuro, i conflitti. Non sono tutti i paesi africani, ma ci sono stati molti conflitti in Africa, in Angola, in Sudan, nel Congo, nella Sierra Leone, in Liberia, che sono durati decenni. E questi sono pericolosi, sono terribili per le popolazioni locali, lo abbiamo visto nel filmato, ma sono pericolosi anche per altri paesi. Se si vive vicino a un paese dove c'è una guerra civile in corso, allora si è a rischio. E a meno che non si faccia qualcosa per questi conflitti, allora ci sono rischi per tutti i paesi africani. Cooper, però ha sentito Kuruma e anche gli artisti mozambicani. Loro dicono che le forme del nostro aiuto sono sbagliate. Lei che ne pensa di questo? Loro chiedono di aiutare le loro società civili, cose che onestamente, girando tanto per l'Africa, onestamente noi del nord del mondo non facciamo mai, o molto poco. A me sembra che nei paesi dove c'è un conflitto in corso, il primo tipo di appoggio che è necessario è un appoggio in termini di sicurezza. Certo, non si possono dare dei progetti di aiuto in un'atmosfera di insicurezza. Lo sviluppo comincia con uno Stato che funziona e uno Stato che funziona significa uno Stato che ha il monopolio della violenza. Per citare Machiavelli, il fondamento dello Stato è un buon esercito e buone leggi. E bisogna cominciare creando dei buoni eserciti. Con la mancanza di un buon esercito non si possono creare buone leggi. E senza un buon esercito si è nei guai. Questo è il problema della Somalia, l'abbiamo visto prima, la privatizzazione della violenza. Ci sono eserciti privati in molti di questi paesi. E il primo posto da dove bisogna cominciare è proprio la risoluzione del problema della sicurezza. Cooper, insomma, se ho capito bene, lei propone di rafforzare eserciti e fornire armi? Ma non le sembra che ce ne siano già troppi da quelle parti? Ma non sto suggerendo di inviare altri eserciti e altre armi. Sto suggerendo che
Se c'è un'opportunità, si può addestrare l'esercito di governo in modo che sia in grado di sconfiggere gli altri eserciti, è quello che sta succedendo ad esempio in Sierra Leone. Da una parte abbiamo un programma che è quello di creare un esercito che sia in grado di difendere la gente comune in Sierra Leone, d'altra parte stiamo raccogliendo le armi, pagando anche denaro, dalle persone che hanno creato l'insicurezza in Sierra Leone. Vorrei farvi ascoltare la storia di un africano che ha sacrificato la sua vita per avere un paese più moderno, per avere degli aiuti che raggiungessero realmente il suo popolo. Carlos Cardoso, un mio collega mozambicano. Si sono formati alcuni gruppi di potere molto potenti all'interno della Frelimo, il partito di governo. Ne ho contati ben 5 o 6. Si occupano per lo più di affari che riguardano denaro dello Stato, fondi statali e prestiti concessi da organismi internazionali per lo sviluppo. E questi gruppi di potere, purtroppo, hanno moltissima influenza nell'uso del denaro proveniente dai paesi donatori. La mia ultima inchiesta è sugli affari della moglie del presidente, in particolare qui, nella capitale, a Maputo. Carlos Cardoso è stato ammazzato proprio qui. In questo punto. Stava tornando dal lavoro, dal suo giornale, e stava andando a casa. Un'altra macchina, che intanto lo seguiva dal giornale, si è accostata sulla destra della macchina dove stava Carlos Cardoso. E qualcuno ha sparato molti colpi di mitra. Oggi sappiamo che sono stati almeno 5 che lo hanno colpito. Lo hanno ucciso. Non c'è stato nulla da fare. Sua madre, l'ho saputo dopo, 2 mesi prima che lui morisse, gli disse: «Stai attento, Carletto». Lei lo chiamava così. «Stai attento, perché prima o poi ti ammazzano. Ti tirano un colpo». E lui rispose: lo so, sono pronto». E 2 mesi dopo è morto. Carlos era un uomo buono, onesto, semplice, che non faceva male a nessuno. Era terribile, molto aggressivo, un rompiscatole, faceva ogni cosa mettendoci il cuore, ma era un uomo eccellente. Voleva giustizia, solo che era terribile, ovunque ficcasse il naso, dava fastidio, ma per il bene della gente. Era un grande, ho sofferto molto quando è morto, un uomo così non doveva morire, no. Lui raccontava le cose come stavano. Voleva la verità. C'è gente che non vuole. E una persona quando dice la verità? Sì, quando si scopre la verità, c'è gente che non ne ha piacere. Sì, perché lui stava raccontando cose vere. Se era il governo a sbagliare, lui lo diceva. Se era l'opposizione, lo stesso. E allora quelli a cui dava fastidio, l'hanno ucciso. Lui difendeva la gente. E a quelli che lo hanno ucciso, non importa nulla della gente, di noi del popolo. Quando muore una persona, non è come se morisse una gallina. Deve venire fuori il perché, non sappiamo quando, ma arriverà la verità. Magari dovremo aspettare, ma ce la dovranno dire la verità. Dobbiamo investigare, fare pressione per sapere quali sono state le ragioni per cui lo hanno ucciso. Perché se ci mostriamo sottomessi, insabbieranno tutto. Pensiamo, ci sono delle persone accusate per questo, che l'abbiano ucciso per l'inchiesta che stava facendo a proposito di una frode bancaria ai danni della Banca Nazionale del Mozambico nel 1996. È stata una frode bancaria attraverso la quale alcune persone, sia esterne che interne alla banca, hanno derubato, frodato la Banca Nazionale del Mozambico di 14 milioni di dollari nell'arco di 6 mesi. C'era un'inchiesta della magistratura su questo scandalo, ma andava a rilento. E Carlos era uno dei pochi giornalisti impegnati a fare in modo che la cosa non finisse nel dimenticatoio. Loro sapevano che Carlos era assolutamente incorruttibile, che era impossibile comprarlo. E così ucciderlo
Era l'unico modo che avevano per fermare Carlos e bloccare le sue inchieste. E nello stesso tempo incutere paura a tutti noi. Perché è chiaro, il modo in cui l'hanno ammazzato rappresentava una grande minaccia anche per tutti noi, per le nostre vite. Chiudere il giornale sarebbe la vittoria di quelli che lo hanno ucciso. La nostra unica preoccupazione è continuare. Non vogliamo dare una vittoria ai nemici della libertà di informazione e del Mozambico. Perché Carlos Cardoso era un patriota e ha servito il Mozambico. E anche le sue critiche erano sempre costruttive. Sempre solo per migliorare e aumentare la partecipazione della società civile mozambicana nella gestione della cosa pubblica. Quello che so è che se la comunità internazionale, e non solo la comunità internazionale, ma anche la società civile mozambicana, si fossero ribellati di più, se avessero appoggiato di più Carlos in quello che lui faceva contro la corruzione, contro il cattivo uso del bene pubblico, sono convinta che probabilmente Carlos non sarebbe morto. Il guaio è che lui rompeva le scatole anche alla comunità internazionale. Lui diceva che la libertà di informazione in Mozambico non era solo per noi, ma anche per loro. La comunità internazionale ha fatto sempre pressioni per introdurre e rafforzare la libertà di informazione. Ma quando i giornalisti di qui hanno cominciato a parlare anche della comunità internazionale, allora la libertà di informazione è divenuta scomoda. Allora la libertà di informazione non piaceva più. Insomma, volevano che si parlasse solo dei nostri governi e non di loro, della comunità internazionale. Io penso che... Ma lui stava scoprendo non solo la corruzione del paese, ma anche quella degli aiuti internazionali? Lui diceva che era tutto un sistema. Avete sentito? Carlos Cardoso, un patriota. Insomma, c'è un'Africa che si impegna, un'Africa coraggiosa, appassionata, fatta di artisti, giornalisti, gente che vuole lo sviluppo, che pensa al futuro, che paga anche con la propria vita. E che però è l'Africa di cui sentiamo assolutamente parlare poco o nulla. Forse è il caso di aiutare quest'Africa. Che ne pensa Casadei? Innanzitutto bisogna dire... Può essere questa la soluzione? Bisogna riconoscere che i giornalisti africani sono coraggiosissimi, rendere onore ai giornalisti africani che sfidano dei poteri molto violenti, molto pericolosi e ci sono molti che soffrono come Cardoso. E certamente noi qui abbiamo sentito parlare con molta competenza esponenti del mondo dell'arte, del mondo del giornalismo. Ma ci sono anche imprenditori, ci sono le donne africane impegnatissime a tirare avanti questo continente, allora, senza le donne questo continente si fermerebbe. È la gente che aiutiamo di meno, di cui parliamo di meno. Perfettamente d'accordo, bisognerebbe... E che non vogliono la colonizzazione in nessuna forma. No, bisogna concentrarsi di più su questi settori della popolazione perché sono quelli che stanno cambiando alcuni elementi della cultura africana che sono ostili a uno sviluppo di tipo moderno. E quelle sono le vere cause del sottosviluppo africano, perché fino a quando non ci sarà la proprietà privata, non è accettata come un valore, fino a quando non c'è possibilità di investire perché chi guadagna deve redistribuire fra i parenti, fino a quando la visione magica della realtà prevale, quindi fino a quando gli anziani saranno sempre considerati più importanti dei giovani, quindi una società dove i ruoli sono già decisi. Ecco, fino a quando in Africa non cambieranno queste cose, non ci sarà sviluppo e chiunque vorrà sfruttare l'Africa, colpire l'Africa, trattare male l'Africa, potrà farlo se non cambiano questi elementi culturali. Allora, quei gruppi di popolazione che ci sono nelle associazioni delle donne a livello di piccoli imprenditori andrebbero di più incoraggiati. E questo non può essere fatto se non si pone fine, se non si interrompono i conflitti, se non c'è la pace, perché se non c'è un po' di pace queste persone vengono uccise, vengono distrutte le cose che stanno creando. E qui c'è la responsabilità della comunità internazionale. Cooper. Prima di tutto bisogna iniziare con la sicurezza. Nessuno potrà investire del denaro a meno che non abbia una sicurezza di base. In secondo luogo, ritengo che bisogna affrontare la corruzione.
La cosa peggiore è la sicurezza che viene odiata nel mondo degli affari, la seconda è la corruzione. Adesso siamo in un mondo globalizzato dove si può scegliere dove mettere il proprio denaro. Se bisogna pagare delle tangenti ai funzionari continuamente, beh, allora non c'è ragione di andare in quel paese, è troppo pericoloso. Coroma. Vorrei dire che l'Africa vuole occuparsi di questo problema e se ne sta occupando. L'Africa sta cercando di raggiungere l'unità, stanno inviando delle forze armate in certi paesi, a parte la Sierra Leone, sta cercando di raggiungere la pace. E all'interno dell'Africa unita noi riusciremo a combattere queste guerre che flagellano il paese e in questo modo noi pensiamo di poter salvarci, ma dire che bisogna colonizzare di nuovo l'Africa è un'assurdità, perché la colonizzazione, una nuova colonizzazione implica la guerra e gli africani non accetteranno mai. Al contrario di quanto è stato detto, che sono degli africani che hanno chiesto di essere colonizzati, no, è falso, sono forse dei singoli che l'hanno chiesto, ma non sono certo dei governi, non sono certo dei paesi. L'Africa si sta unendo e all'interno dell'unità africana tutto è possibile. Ecco. L'ultima parola alla signora Odan. Signora Odan, come possiamo darvi una mano a pensare a un futuro e a un'Africa dalla quale non ci sia più bisogno di scappare? Avremo bisogno di un aiuto economico più che altro, che invece della colonizzazione, che è una cosa assurda e indiscutibile. Abbiamo bisogno della nostra libertà e la libertà di muoverci e di ricostruire il nostro continente. E questo deve essere lasciato agli africani. Vi ringrazio, buonanotte e alla prossima puntata.